grande comune ad aderire al patto dei sindaci, finalmente lo faremo, ci metteremo a fianco tanti altri comuni grandi e nei primi mesi dell'anno prossimo faremo un piano d'azione per l'energia sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico. All'interno di questo piano metteremo una serie di azioni, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della, perdonatemi il termine, governance. Quando parlo di governance intendo tutto quello che il comune può fare a fianco a chi poi deve realizzare le cose: banche, cittadini, amministratori, ingegneri, architetti, cittadini, vuol dire mettere insieme tutta una serie di persone per arrivare a un obiettivo comune. È questo quello che faremo nei prossimi mesi. Piccola parentesi, abbiamo appena concluso 13 caldaie condominiali sostituite, di cui 5 a gasolio, circa 4 megawatt di impianti che mediamente avevano 20 anni di vita. Li abbiamo sostituiti con un 30% di contributo. Avevamo 80.000 euro, li abbiamo messi lì. Questa è una prima piccola azione di efficientamento energetico e soprattutto... Perché sostituito delle caldaie a gasolio. Sostituito delle caldaie a gasolio. Uno dice che succede? Succede che le emissioni di particolato di una caldaia a gasolio rispetto a una caldaia a metano, immagino siamo passati al metano, sono decine di volte superiori. Esatto. Una singola caldaia inquina quanto decine, a volte centinaia di caldaie. E 4 megawatt a Varese sono un bel impianto se li mettiamo tutti insieme. Questo è semplicemente per dirvi che qualche cosina riusciamo a mettercela sul tavolo. Io in realtà ho concluso augurando a tutti buon lavoro, ma soprattutto dalla prossima, da domani, rimbocchiamoci le maniche tutti insieme per lavorare su un obiettivo comune. Buon lavoro a tutti. Grazie Dino. Grazie Dino, perché noi sono sicuro che tutti contano, soprattutto con la pubblica amministrazione, si dà da fare per semplificare tutto, semplificare dal punto di vista burocratico, questo ormai vale, insomma, vale quel che vale dirlo, perché sì, no, ovvio, ma immagino che questo sia il contributo migliore che potrebbero dare. Allora, o comunque uno dei più importanti. Allora, veniamo, Dino De Simone ha già anticipato che insomma uno degli aspetti che più rendeva difficile far partire questo circolo virtuoso, perché è vero che c'è l'efficienza energetica sotto che no, produce il valore aggiunto, ma ci vuole qualcuno che ci metta un po' di soldi per rovinare l'ingranaggio e farlo partire. E questo attore storicamente in Italia sono le banche. E storicamente le banche in Italia non hanno fatto questo lavoro sull'efficienza energetica. L'hanno fatto, per esempio, sul fotovoltaico, dove era facile, però, perché c'era un contributo statale, aveva un flusso finanziario abbastanza chiaro. Sull'efficienza energetica è più difficile fare questi conti, e questo è il motivo per cui di solito, cioè, le banche hanno impiegato più tempo per capire bene come affrontare il tema. Per cui insomma oggi è una buona notizia che siamo qui a parlare, ho capito bene, il fatto che c'è, no? Che c'è una preciso uno strumento o qualcosa. Allora Melis, sì, buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. De Simone ha detto, cerchiamo di essere concreti, Maurizio ha detto c'è una buona notizia, ci siamo su entrambe le cose, cioè noi come banca del territorio abbiamo deciso di metterci la testa e abbiamo deciso di dare il nostro contributo e dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della creazione del progetto. Perché? Perché rispetto a quello che ha detto Melis siamo una banca un po' diversa dalle altre, orgogliosamente diversa dalle altre. Perché? Fatemi partire da due parole: banche e territorio. In questo momento non collimano queste due parole. Perché? Perché per la maggior parte delle banche si sta pensando in questo momento a dei grandi progetti di mega fusioni per farle diventare sempre più non delle banche di identità nazionale ma di identità multinazionale. E questo non collima con territorio, perché il nostro territorio, come quasi tutti i territori italiani, sono formati dal punto di vista socio-economico di micro, piccole e medie imprese, e quindi sono due elementi che in questo momento si stanno distanziando. E tra le banche che diventeranno sempre di più multinazionali e il territorio ci stanno esattamente le BCC. Le BCC sono le ultime, uniche attualmente banche locali, e sono nate all'inizio per risolvere delle crisi di settore. Pensate che la mia banca
è nata nel 1897 e dal 1897 ad oggi ci sono state una serie di crisi per la quale il BCC aveva il ruolo di ammortizzatore di quella che era la crisi del momento. In questo momento noi BCC ci siamo dati un altro ruolo, che è quello di annullare le asimmetrie informative. Mi spiego meglio. Tema dell'efficientamento energetico. Sicuramente nella provincia di Varese ci sono un bel po' di persone, a partire da Maurizio Meis, che